Buongiorno, ben ritrovati con i video approfondimenti dell'Istituto per la Competitività ICOM. Oggi saluto e ringrazio il nostro ospite, che è il professor Arturo Cancrini, che insegna legislazione delle opere pubbliche presso l'Università di Roma Tor Vergata ed è avvocato proprio qui a Roma, avvocato amministrativista. Un saluto, professore, grazie. Buongiorno, mi fa piacere essere con voi. Professore, parliamo ovviamente di Recovery Fund e anche dal punto di vista delle riforme della pubblica amministrazione che dovranno essere messe in campo in questi mesi per favorire poi il processo di spesa di queste risorse quando arriveranno. Da dove dobbiamo partire da questo punto di vista? Beh, probabilmente da un'accelerazione di tutti i procedimenti amministrativi, perché indubbiamente qualunque sia la materia, noi riscontriamo un fortissimo appesantimento nella conclusione dei procedimenti e questo è inconciliabile con i tempi dei finanziamenti europei. Per spendere quei soldi abbiamo bisogno non tanto e soltanto di avviare procedure, ma anche di portarle a termine in tempi ragionevoli con il dettato comunitario. Da questo punto di vista, quindi la priorità di che tipo è? È una priorità, immagino, di semplificazione, ma da attuare in quale modo, a suo avviso, professore? Ma io devo dire che tra le tante soluzioni che riguardano la pubblica amministrazione, indubbiamente ci sono, secondo me, dei temi che vanno affrontati con grande interesse. Per esempio, cercare di allargare il più possibile il silenzio assenso. Cioè, uno dei nodi che noi riscontriamo nei procedimenti è appunto il ritardo con cui intervengono pareri, autorizzazioni, concessioni. Sotto questo profilo, effettivamente si potrebbe incidere sul procedimento, inserendo, perché è evidente che ci vuole una legge, tutta una serie di silenzi assensi che possano in tempi assolutamente ragionevoli, da un lato, tra virgolette, costringere l'amministrazione ad intervenire. E dall'altro comunque avere la risorsa di poter andare avanti qualora il tempo sia trascorso. Penso che tra le tante cose che possono e che sono sul tappeto della discussione, un maggior ricorso al silenzio assenso in un momento come questo ci potrebbe aiutare. Dall'altro lato, io penso che il grande tema della pubblica amministrazione è anche il tema delle responsabilità. L'abbiamo affrontato in questi anni, in più di una circostanza ed effettivamente ci siamo resi conto che molto spesso la pubblica amministrazione è ingessata, soprattutto perché i responsabili del procedimento sono molto preoccupati del regime delle responsabilità conseguente l'assunzione di Da provvedimenti. questo punto di vista, professore, c'è la cosiddetta paura della firma, no? Lo sciopero della firma è legato al fatto di possibili responsabilità penali o erariali. Ne parlavamo qualche giorno fa su Formiche con il professor Clarici, cioè, a tal proposito. Bisognerebbe intervenire sotto questo profilo per consentire, no, ai funzionari e ai dirigenti pubblici di poter effettuare il loro lavoro magari con meno problematiche, anche solo potenziali. Devo dire che sotto questo profilo, ecco, credo che il colloquio col professor Claric sia stato molto significativo perché lui è un grande esperto di questi argomenti. Devo dire che effettivamente, proprio negli ultimi anni, è apparso di tutta evidenza che la pubblica amministrazione è ferma, soprattutto per il fattore psicologico della preoccupazione che determina l'assunzione di provvedimenti. E allora, sotto questo profilo, alcune novità noi in qualche misura le abbiamo già viste introdurre col decreto semplificazioni. Lì per la prima volta finalmente si è cominciato a parlare di una nuova figura dell'abuso d'ufficio che effettivamente è stato modificato e anche sotto il profilo della responsabilità per danno erariale. Anche se limitatamente per quanto riguarda il decreto semplificazioni ad un tempo definito fino al 31 dicembre 2021, il regime della responsabilità erariale effettivamente è stato modificato nel senso di attenuare la colpa grave
e di colpire soltanto gli eventi dannosi, ma anzi, direi di più, di andare ad incidere sulle omissioni e quindi sul non fare rispetto al fare. Quindi c'è sotto questo profilo un'inversione di tendenza che dovrebbe spingere per l'assunzione dei provvedimenti. Oggi ci si deve preoccupare di omettere, non di fare, perché nel momento che si fa, in qualche misura si può sbagliare. Ecco, da questo punto di vista, professore, solo per sottolineare come, diciamo, intervenire su questi aspetti non vuol dire, diciamo, far abbassare la guardia, tra virgolette, sulla disciplina che è relativa, ad esempio, alla corruzione, a tutto il malaffare che può esserci nella burocrazia, giusto? Perché magari si potrebbe pensare che Esattamente è esattamente il contrario. il contrario, cioè effettivamente noi ci ritroviamo in una situazione nella quale, fermi restando tutti questi reati penalmente perseguibili, e quindi in realtà poi parliamo di tutte ipotesi dolose, c'è effettivamente una presa di posizione rispetto a tipologie, mi si lasci dire, di reati che effettivamente sono stati interpretati a volte con troppa leggerezza. Allora, parlare di una zona temporalmente definita entro la quale l'assunzione di questi provvedimenti non comporta danno erariale, ovvero se non in casi certi l'abuso d'ufficio. Beh, effettivamente non serve ad abbassare la guardia, serve, a mio parere, soltanto a consentire di avere delle certezze quando si assumono provvedimenti. Ecco, la trasgressione rispetto ad un dettato normativo continua ad essere evidentemente abuso d'ufficio, ma ci deve essere la certezza di quale sia il punto di riferimento dal quale partire. Ecco, nel caso dell'abuso d'ufficio, molto spesso in chiave interpretativa è stato affibbiato questa tipologia di reato a soggetti che si trovavano di fronte addirittura ad interpretazioni giurisprudenziali che non davano certezza sul comportamento da tenere. Ecco, oggi il legislatore ci dice che la trasgressione rispetto a regole certe comporta una deviazione e quindi effettivamente la commissione del reato, ma quando questa certezza non c'è, non si può perseguire un pubblico funzionario per il solo fatto che ha messo la firma su un provvedimento o ha operato nell'interesse dell'amministrazione. Ecco, professore, la contrattualistica pubblica ovviamente diventa ancora più importante in questa fase, no, legata al recovery fund, perché ci saranno poi da fare in tempi molto rapidi bandi di gara e poi si dovranno comunque fare appunto gli appalti e poi si dovranno realizzare le opere. Immagina che serva sotto questo profilo un qualche intervento sul codice degli appalti dal punto di vista normativo per rendere più efficienti queste procedure, oppure è un lavoro diverso, quello che riguarda la pubblica amministrazione, che va fatto anche più dentro la macchina dei ministeri, diciamo. Ma devo dire che con specifico riferimento alla contrattualistica pubblica e quindi scendendo proprio su quello che secondo me poi sarà il cuore della spesa del Recovery Fund, soprattutto in opere pubbliche, effettivamente qualche cosa bisogna farla. Cioè il cammino che si è avviato con lo sblocca cantieri e con il decreto semplificazioni, norme peraltro temporalmente definite e molto spesso nemmeno seguite dalle amministrazioni, è soltanto un inizio. Se noi vogliamo spendere effettivamente in opere pubbliche ed infrastrutture i soldi del Recovery Fund, dobbiamo probabilmente metterci nella condizione di avere una normativa effettivamente capace di rispondere a questa esigenza. La normativa attuale non è capace di rispondere a questa esigenza e devo dire che anche il dibattito di questi ultimi mesi o settimane, soprattutto con riferimento ai commissari, mostra tutti i limiti di questa normativa. Perché noi in questi anni ci siamo detti, anche grazie all'esperienza del Ponte Morandi, ma siamo in grado di fare le cose.
Ma siamo stati in grado di fare le cose sotto un certo profilo proprio perché non abbiamo applicato in nessuna misura le regole che disciplinano questa materia. E queste regole sono tuttora presenti. Non è nominando qualche commissario e dandogli poteri derogatori che noi risolviamo i problemi della contrattualistica pubblica. Beh, in pratica gli stiamo dicendo: possiamo agire solo laddove non applichiamo il codice. Beh, questa non mi sembra una regola. Può essere un'eccezione. Si può fare per il Ponte Morandi e non sono nemmeno convinto che fosse la soluzione migliore. Ma non può essere la regola di tutte le opere pubbliche del nostro paese. Per fare qualcosa che peraltro, consenta di spendere tutta quella mole di miliardi che sarà destinata alla contrattualistica pubblica, ci vuole una normativa di settore specifica e non la possibilità di dare a qualcuno il compito di operare come meglio crede in deroga. Oh, e evidentemente per fare questo ci vogliono regole di trasparenza e di concorrenzialità, perché poi il rischio della deroga è che effettivamente ognuno scriva un procedimento a modo suo. Questo non è possibile, la regola deve valere per tutti. E secondo me la regola ce la dà la comunità europea. La regola sono le direttive Ecco, su comunitarie. questo L'errore nel... No, ci arriviamo, professore, prego, prego. perché no, era interessante sottolineare a proposito del modello Genova che poi le posizioni che sta esprimendo sono state espresse qualche giorno fa anche dal Presidente del Consiglio di Stato Filippo Padroni Griffi in una interessante conversazione per il Sole 24 Ore. E qui appunto mi riaggancio a quello che stava dicendo. Lei ha promosso un manifesto, no? Qualche anno fa, prima del Covid, ora basta, sul codice degli appalti, chiedeva di applicare direttamente le regole comunitarie. È un'opzione ancora valida, può essere a maggior ragione valida ora che c'è questa sfida immane dei progetti, delle risorse europee da portare a termine? Mi ha fatto molto piacere leggere l'articolo del presidente Padroni Griffi, perché effettivamente sostiene quello che io vado da tempo sostenendo e il manifesto Ora basta era proprio questo. In realtà, noi abbiamo sostenuto in questi anni la incapacità del codice 50 del 2016 di poter, disciplinare tutta questa materia. Era la prima volta che noi facevamo un codice che non soltanto si occupava di recepire direttive comunitarie, ma introduceva nel nostro ordinamento tutta una serie di regole. Per un verso o per un altro, tutto quello che ha proposto il codice non è stato introdotto. Una delle stazioni appaltanti, parlo dei commissari di gara, per cui ci siamo ritrovati nel tempo di fronte ad una norma per lo più inapplicata. La fortuna è stata che non sono stati fatti tanti appalti, perché se fossero stati fatti tanti appalti nel periodo che va dal 2016 al 2021, noi ci saremmo ritrovati di fronte ad un codice per lo più inapplicabile. Ora, la mia sensazione è che questa esperienza, come l'esperienza della soft law, non è un caso che il legislatore ha scelto di andare verso un nuovo regolamento. Devo Parliamo cioè dire, delle linee nuovo guida. regolamento che peraltro è stato elaborato e sta fermo al Ministero ormai da un anno ed è un peccato che non entri in vigore perché era molto utile soprattutto per la fase dell'esecuzione. Ma quello che io vado sostenendo è che effettivamente bisognerebbe ritornare solo e soltanto alle direttive comunitarie. Quel che è grave è che il codice ha introdotto tutta una serie di istituti, devo dire, mi dispiace doverlo ammettere, compresa l'ANAC, che hanno creato una situazione di ingovernabilità del settore. Uno dei problemi del blocco della firma è anche il fattore ANAC, la preoccupazione che l'ANAC mandi tutte le carte ogni qualvolta analizza un appalto in sede ispettiva alle procure della Repubblica o alla Corte dei Conti. Questo ha bloccato tutto, ma questo non significa, vale la pena ripeterlo, abbassare la guardia, perché la guardia anzi va alzata. Significa però creare un meccanismo, soprattutto nella fase dell'esecuzione,
che consenta di raggiungere l'obiettivo che l'amministrazione si è data. Perché qui tutti si preoccupano di come fare la gara e il codice, nei suoi 216 articoli, si occupa solo di quello. In realtà il problema della gara è un problema procedurale che si risolve. Siamo capaci di fare le gare. Quello di cui non siamo capaci è di gestire un contratto dall'inizio alla fine. Tant'è vero che poi molte gare non si traducono in opere realizzate. Le opere richiedono anni perché è complicatissimo portarle avanti da parte del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento. Ecco, allora bisogna pensare ad una normativa che tutto sommato renda snella la gara, ma soprattutto che si occupi di portare per mano il procedimento dalla consegna dei lavori al collaudo, cosa che in questi anni è completamente mancata. Telegraficamente, ultima domanda, professore, proprio 30 secondi, un consiglio al nuovo governo che si è insediato con i nuovi ministri, governo presieduto da Mario Draghi, che cosa fare in sintesi su queste tematiche per far sì che poi questa esperienza porti i risultati che il Paese si attende, di cui il Paese ha bisogno? Come non rimanere imbrigliati in tutto questo? Riesumare il regolamento appena scritto e scrivere una norma di un solo articolo. È abrogato il codice 50 del 2016, al suo posto si applicano le direttive comunitarie. Basta e avanza. Basterebbe scrivere una riga. Allora, grazie, grazie al professor Arturo Cancrini, proposta che ovviamente vediamo se entrerà nel dibattito, ma l'idea, avendo letto appunto l'intervista del presidente Patroni Griffi, che possa essere così. Arturo Cancrini, lo ricordo, professore di legislazione delle opere pubbliche a Roma Tor Vergata, avvocato sempre qui a Roma. Professore, la grazie, a risentirci presto, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro.